è la partita della verità. Oggi scopriremo la squadra più forte. 90 minuti potrebbero anche non bastare. Benvenuti. Benvenuti a questa finale. È arrivato il momento. Oggi scopriremo chi potrà sollevare al cielo la Coppa Europea. Lo stadio si alza in piedi per l'inno nazionale del Portogallo. Potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Occhi puntati sullo schermo. Inizia la finale. Come in qualsiasi finale, mi aspetto un atteggiamento prudente da parte di entrambe le squadre, specialmente all'inizio. Credo che sarà una partita molto tattica nelle prime fasi, molto combattuta, soprattutto a centrocampo. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Bernardeschi! Marco Verratti! E c'è il gol dell'Italia! Un gol importantissimo che adesso devono gestire. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Il primo gol è sempre fondamentale, soprattutto se arriva in una finale. Hanno ottenuto un fallo laterale. De Sciglio. Prova il filtrante. Bella apertura. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Lorenzo Insigne prova la giocata nello spazio. Cross di De Sciglio. Il cross attraversa tutta l'area da parte a parte. Allontana il pallone. Cerca l'uomo là davanti. Gioca una palla lunga. Ci mette il piede e conquista il pallone. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Lorenzo Insigne. Ecco Bernardeschi. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. C'è la palla lunga in avanti. Dunque rimessa laterale. La mette in avanti. Bernardeschi cerca spazio. Fallo dentro fuori area. Momento di enorme tensione. Tutto passa da questo calcio di rigore. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto. L'arbitro però è irremovibile. Il portiere adesso proverà a parare. È l'unico modo per cercare di tenere in partita i suoi.
Un'occasione gigantesca buttata al vento, ma come si fa? Sì, sprecare così dagli 11 metri è veramente il colmo. Potrebbero non avercela un'altra occasione così. Vuole la profondità. Passaggio in avanti nello spazio. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi, tutt'altro. Carvaglio. Palla allontanata senza troppi complimenti. E arriva alla fine del primo tempo. Finisce il primo tempo della finale. Che opinione ti sei fatto? Il vantaggio li mette sicuramente in una condizione favorevole, anche dal punto di vista mentale, psicologico. Nel secondo tempo non devono rilassarsi però, perché comunque gli avversari sono in partita e tutta da giocare. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Calcio d'inizio. L'Italia è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Prova la giocata nello spazio. Marco Verratti! Bernardeschi. Palla in profondità sulla fascia. La cross in mezzo. Il tuffo. Palla dentro, c'è il gol! Ora doppio vantaggio per loro. Un grande colpo di testa in tuffo. Gran bel gol. Si è tuffato di testa. Ha scelto il modo più spettacolare per impattare il pallone. Zero dunque. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. André Gomes prova un traversone dalla tre quarti. Tocco morbido. La difesa fa il suo, allontana la palla. Arriva Cristiano Ronaldo. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Cristiano Ronaldo cerca spazio, ci prova, è un grande riflesso qui, ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. E va a colpire di testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un tiro ottimo. De Sciglio prova la giocata nello spazio. Cerca di servire il compagno in avanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scuse al compagno dice veramente tutto. Vuole la profondità. Ottimo passaggio, deve tirare. Bernardeschi, di forza, prova la giocata nello spazio. Riesce ad intercettare. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ecco Bernardeschi. Occasione, colpisce. E colpisce il palo. E potevano portarsi sul 3-0. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Prova il filtrante. Lungo passaggio in avanti. Pepe. Bella rete di passaggi. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. De Sciglio. La mette sulla sinistra. Cerca la profondità. Sulla fascia. Palla al centro. Se la cava la difesa, allontana la palla. C'è il retropassaggio. Numero. Cristiano Ronaldo con il cross dalle tre quarti. Opportunità di ripartire.
niente da fare, non passa. Cerca spazio. E c'è il blocco del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. E adesso possiamo dirlo, adesso è tutto vero, una grande impresa. La gioia del tecnico, quella dei giocatori, ma soprattutto quella dei tifosi. Per un trionfo atteso dall'inizio dell'anno. L'Italia ce l'ha fatta! I vincitori sono loro ed è tutto pronto per la cerimonia di premiazione. Giocatori e tifosi potranno godersi questo momento magico e imprimerlo per sempre nella loro memoria.